Allora, direi che facciamo le pulline, visto che tanto ci siamo. Vediamo se mi esce qualche cosa free ticket. Ovviamente mai. Mi è uscita l'arma di Sisney. Vedi, già mi è uscita in anticipo. Mi hanno dato l'arma di Sisney in anticipo. Vabbè, i ticket viola li usiamo qua perché tanto Snow la BT ce l'ho. Snow la BT ce l'ho. Jessie la FR ce l'ho. Per cui se esce qualcosa, almeno mi esce qua che prendo due piccioni con una fava. Sinceramente mi starebbe anche bene. Eh sì, ragazzi, io già l'ho detto tempo addietro. Dissidia, purtroppo, con questo fatto di aver messo un solo evento a settimana, si è dato un po' la zappa sui piedi da solo. Perché giustamente il fatto di dire che si giocano troppi gacha, cioè, è un po' una cazzata, sinceramente. È un po' una cazzata, quindi. Allora, vediamo se intanto almeno qualche cosina la sculiamo, ma non penso proprio. Proprio zero totale. Dai, vediamo. Madonna, tre orb azzurre. Tre orb azzurre. Proprio ormai neanche il gioco più vuole collaborare. Dice basta. Cioè, ormai abbiamo finito. Cioè, ormai è tutto chiuso. Chiuso per ferie. Letteralmente chiuso per ferie. Ok, niente. Ennesima 35 di Noctis. Completamente a caso. Boh, perfetto. Quanti ticket abbiamo? 801. Oddio, in realtà qualche ticket lo posso buttare. Qualche ticket lo posso buttare perché tanto dalla Sammon ne facciamo altri 400. Quindi in realtà 200 ticket li potremmo anche buttare. Perché anzi che 200, anche di più, perché tanto il cap è 999. No, però così tanti non gliene butterò, non credo. Un centinaio gliene butto. Ah, questo è il mago. Ah, ecco perché. E allora sono corrotto dal mago. Oh, piccolo loading però. Questi sono i fake taxi. No, i fake loading. Non, quella è un'altra cosa. Niente, era incredibile. Cioè, com'è Jesse? È un personaggio nella norma. A me personalmente non mi fa impazzire. Buona la manipolazione dei turni che ti permette di fare. Manipolazione turni di lei. Sono comunque meccaniche interessanti, però non so fino a quanto effettivamente le sfrutti poi, perché puoi fare tanto meglio con altri personaggi, quindi è sempre un po' borderline come meccanica, come sfruttamento del personaggio. Cioè, io non l'ho sfruttata neanche così tanto, se devo essere onesto. Molto meglio Iris. Cioè, Iris l'ho sfruttata per quel poco che potevo sfruttarla molto più frequentemente quando ho ottenuto la BT, perché io Iris inizialmente l'ho skippata. E lì un pochettino me ne sono pentito. Dai, ma veramente non mi volete dare nulla oggi? Proprio zero? C'è proprio zero? Neanche una orb così, giusto per hypare le folle. No, niente, zero. Ciao, ciao, no. Proprio zero, oggi così. Oggi è così. Bella la ex di Barrett. Bellissima. Era esattamente l'arma che mi serviva. Era esattamente l'arma che mi serviva. No, va bene, andiamo un po' più deep. Tanto
i ticket li andiamo a cappare comunque, quindi sinceramente ma magari uno skip con BT, ma giusto per averla, neanche perché mi interessa, ma per collezione. No, niente. Basta, 650 mi fermo e basta, perché non la faccio sta beneficenza. Se poi arriva Clive, che devo fare? Quindi, vabbè, sì che tanto ci andrei di gemme da Clive, però. Ma già ce li ho. Quindi è inutile che esulto, ce li ho già. Voglio le cose nuove, le cose vecchie già ce le ho. Cioè, non devo esultare per le cose vecchie, devo esultare per le cose nuove. Se già ce li ho. Niente, ho pure finito l'inventario, quindi basta, perfetto, niente. Zero, basta, zero. Ok, abbiamo un altro ticket per Jesse grazie alle mission quest. Vediamo se il destino... no, credo di no. Credo che il destino... no. Credo che il destino... Allora, sei stata fortunata perché non è uscito niente, ma se fosse uscita un FR, una BT e tu hai messo la notifica della canzoncina durante la BT e l'FR, qua si rischiava la fucilazione in diretta, si rischiava, però... Fortunatamente non è uscito niente, quindi va bene così. Jesse rimane cestino, Snow rimane cestino e tutti siamo felici.